consiglio comunale dopo le dimissioni di Orsoni è stato sospeso tra urla e insulti. Davanti al comune scontri tra No Global e Forza Nuova con lacrimogeni. Prima della sospensione, dichiarazioni di Orsoni: non ho nessuna intenzione di ricandidarmi perché ora la mia tristezza non riguarda solo me ma anche il grave discredito portato alla città. Scandalo Mose, il governatore Zaia interviene all'assemblea di Confindustria, bisogna espellere gli imprenditori corrotti, dice. Tra i comuni del Veneziano che oggi dovevano pagare la Tasi e anche Spinea, code davanti alle poste, cittadini arrabbiati. La denuncia di una mamma che vive sola con tre figli, tra cui uno autistico, per portarlo ai centri estivi, dice vogliono farmi pagare 22 euro all'ora. Chiara Testolina, 29enne, originaria di Casella, è morta nella sua casa di Londra. Nella bacheca Facebook il cordoglio dagli amici di tutta Europa. Una serata d'estate a Torcello, l'iniziativa della provincia con visita guidata gratuita per vivere una notte speciale e culturale nell'isola. Buonasera, benvenuti a tutti i telespettatori all'appuntamento con TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli, il primo consiglio comunale dopo le dimissioni del sindaco Orsoni è stato decisamente infuocato, urla, insulti e fuori, proprio davanti al municipio, scontri tra centri sociali e Forza Nuova. Vediamo tutte le immagini. Centri sociali contro Forza Nuova, atto secondo. Se l'erano promesse dopo l'assalto di Piazzale Roma con scontri violenti di marzo scorso. Il pretesto nel pomeriggio è stato il consiglio comunale, ultimo atto di Giorgio Orsoni in municipio a Mestre. Me lo ricordi l'altra volta? Ma vi sento nemmeno, ma vi sento! Ma c'è il passetto indietro! Fuori, 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 fuori! Di morte, merda! Prima un gavettone lanciato dalla finestra del municipio dal consigliere Beppe Caccia sui manifestanti di Forza Nuova, tra cui il segretario nazionale Roberto Fiore, poi la scintilla, il lancio di fumogeni e petardi da parte dei centri sociali. La polizia ha reagito immediatamente con lacrimogeni e una carica. I ragazzi dei centri sociali sono tornati dopo pochi minuti, armandosi con le sedie e i bicchieri lasciati su alcuni tavolini dei bar di Via Palazzo. Nuova carica e inseguimento lungo Via San Pio X, tra passanti esterrefatti e i proprietari di negozi e bar in crepa. Una volta allontanati i manifestanti di Forza Nuova, i centri sociali, grazie alla mediazione di alcuni consiglieri comunali, hanno potuto manifestare sotto il municipio. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Ma prima degli scontri e della sospensione del consiglio comunale ci sono state le parole di Giorgio Orsoni. Ecco che cosa ha detto a proposito della sua ricandidatura. Dopo un ringraziamento a tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi 4 anni, Giorgio Orsoni ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione sulla ricandidatura di cui si è parlato in questi giorni. Vi voglio dire con assoluta chiarezza, anche per evitare equivoci anche questi alimentati dalla stampa, che non ho nessuna intenzione di ricandidarmi, né con i partiti né senza i partiti. Vedo che questo suscita grande entusiasmo, mi fa molto piacere, ma l'entusiasmo primo è in me stesso, perché devo dire che in questo momento la mia tristezza non riguarda soltanto me, è la vicenda che ha colpito in modo, ritengo, ingiusto. E la mia famiglia, chi mi è vicino,
ma è una vicenda che ritengo abbia colpito. Ma prima di concludere, l'ex sindaco è stato interrotto da una signora disabile che chiedeva di parlare. Io la parola dopo. Presidente. Allora, signora, faccia la sua cortesia. Per cortesia, signor, non può essere che una signora sia più sotto di sua età. Per cortesia. No, per cortesia. No, guarda, signor sindaco, Voglio finire, sono lì. No, devono sentire. La smetta, signora! Signora, per cortesia, lei entrando ha ricevuto una pagina che cita il regolamento. Nessuno può parlare, sono già andato. Va bene, allora vi faccio parlare dopo, io rispetto. No, lei non può parlare in consiglio. Io ho problemi, non so signora, problemi gravi. Non so fare, non mettetemi le mani addosso. Non mettetemi le mani addosso. Allora mi lasci dire qual è il mio problema? No, signora. Sì, io ho un problema grave a casa, il sindaco lo sa. Dopo ne parliamo, signora. Dopo che sono in pensione, ne parliamo. Mi risolvino, perché devono risolvere il mio problema. Signora. Io lo lascio finire, se mi lascia parlare dopo. Sì, va bene, sto parlando tanto. No, io non mi porto madre ammalata a casa. Io sono in valida per una malata a casa. Ma se non c'è una casa, io sono in valida, il sindaco lo sa. Signora, per cortesia. Allora sto zitta se dopo mi fa parlare. Sì, dopo mi fa parlare. Poi Giorgio Orsoni ha potuto concludere. E come abbiamo visto in questi due primi servizi del nostro telegiornale, sono stati molti i momenti di tensione nel pomeriggio in consiglio comunale e fuori. Eppure tra i consiglieri c'era chi voleva discutere e fare soprattutto chiarezza sulla gestione del Consorzio Venezia Nuova. 8 punti per fare chiarezza sul MOSE e sulla gestione del Consorzio Venezia Nuova. Una mozione proposta da 5 consiglieri comunali che chiedevano di invertire l'ordine del giorno per discutere immediatamente la proposta. Una commissione d'inchiesta parlamentare e lo scioglimento immediato del Consorzio Venezia Nuova con l'affidamento a un'autority indipendente. Queste alcune delle richieste contenute nella mozione avanzata da Caccia e Borghello, primi firmatari. Bene, quindi questo Consiglio Comunale non solo ha il diritto, ma ha il dovere di prendere parola con estrema chiarezza per dire al Governo e al legislatore nazionale che ci sono delle misure che possono essere assunte subito, perché non sarà la retorica delle mele marce a salvarci. Volete portare modifiche attraverso un documento che verrà presentato dal sindaco dimissionario del Comune di Venezia. E quindi assolutamente noi siamo contrari non solo a questa farsa, perché è una farsa quella che volete mettere in atto per devotare questa mozione. Mozione bocciata. La discussione tra consiglieri è degenerata tanto da costringere il presidente del Consiglio Turetta a sospendere la seduta. I pallini rossi sono il libro paga della Mantovani e del consorzio. I pallini rossi sono i pallini del libro paga. I pallini del libro paga. E oggi
oggi il presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto all'assemblea di Confindustria di Vicenza e Verona a Gambellara parlando agli imprenditori. Le imprese caccino i condannati, ha detto, spero che vengano allontanati coloro che si sono macchiati di reato, naturalmente riferendosi all'inchiesta del Mose. Nessuno, aggiunge, dovrà sostituirsi ai giudici e ai tribunali che sono le sedi del giudizio e della valutazione, ma la sospensione temporanea fino al definitivo accertamento dei fatti è un atto dovuto. Ma per avere ulteriori aggiornamenti su questa giornata ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois proprio a Gambellara, sul posto per noi in questo momento. Prima della Confindustria qui in Veneto, all'indomani dell'inchiesta sul Mose. E in effetti questo argomento l'ha fatta da padrone nel corso degli interventi diversi e molto importanti, a partire da quello del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha parlato appunto dei provvedimenti anticorruzione del governo e naturalmente anche del decreto Sblocca Italia. Erano presenti poi i vertici passati e presenti della Confindustria, quindi Giorgio Squinzi ed Emma Marcegaglia. C'era anche il Presidente della Regione Luca Zaia, che poco fa abbiamo intervistato ai nostri microfoni, il quale ha ribadito l'invito, peraltro a colto dai rappresentanti delle Confindustrie locali, di avviare un'opera di pulizia dalla corruzione anche all'interno dell'associazione degli industriali, qualora ci fossero degli imprenditori coinvolti in vicende di tangenti. Piuttosto duro il commento del presidente Zaia sul discorso di Renzi, ha detto tante parole, tanti bei proclami, però lo stiamo ancora aspettando alla prova dei fatti. Per ora da Vicenza è tutto, lì nello studio. Oggi in 2000 comuni italiani era l'ultimo giorno per poter pagare la TASI. Noi siamo stati a Spinea, dove c'erano cittadini in coda alle poste. Ecco che cosa ci hanno detto, come hanno commentato. Neanche si fossero dati appuntamento. Coda all'ufficio postale di Spinea in mattinata per pagare la prima rata della TASI. Il comune, come circa altri 2000 in Italia, ha deliberato l'aliquota dell'imposta sui servizi indivisibili per l'anno in corso, con scadenza 16 giugno. Oltre a Spinea sono una quindicina i comuni della nostra regione che pagano oggi, soprattutto del Veneto orientale. Un lunedì nero, attese e disagi. Due ore e mezza che sto qua a aspettare. Ci sono 7 sportelli in posta e ce ne sono 2 di attivi. C'è perfino chi deve tornare perché i bollettini non sono stampati correttamente. Non l'ho pagata, sta maledetta TASI. Come mai? Perché i bollettini sono divisi in 3, invece devono essere unici. Tanti soldi, perché vogliono praticamente, io ho 2 case, vogliono 420 euro di 2 case. In ogni caso, la TASI è stata subito fonte di confusione. Penso che hanno fatto un enorme casino e in poco tempo, perché bisogna pagare. Qualcuno parla di salasso. Le aliquote sono alte, il comune di Spinea le ha tenute molto, molto alte, a mio parere. Come lavoratore dipendente è una bella trattenuta. Qualcun altro, come inquilino, racconta di aver pagato il commercialista per versare 3 euro. È legata anche alla spesa del commercialista, per cui diventa più onerosa. Ma non di solo TASI. Il 16 giugno si versano allo Stato anche l'IMU su seconde e terze case e su negozi e capannoni, l'IRPEF per le imprese, l'IRES, l'IRAP, l'IVA. Oltre 54 miliardi di euro secondo i calcoli della CGA di Mestre. Circa 10 di questi riguardano il Veneto. Ed ora l'appello di una mamma che non può mandare il figlio di 9 anni autistico ai centri estivi perché dovrebbe pagare più di un mese, più di 4 settimane e non ne ha la possibilità. Lei è Romina, ha 38 anni e vive sola in una casa comunale di Mestre con 3 figli, 2 ragazze di 15 e 11 anni e un bambino di 9 affetto da autismo. Durante l'anno scolastico lui viene seguito da un assistente di sostegno e da quando gli è stata diagnosticata la patologia 4 anni fa la mamma percepisce 289 euro al mese. Ma nei mesi estivi niente di tutto questo, anzi non può nemmeno usufruire dei centri estivi a pieno perché gli vengono concesse solo 4 settimane, le altre dovrebbero pagarle di tasca propria.
Io lavoro turno o mattina o pomeriggio, io ho chiesto un aiuto per i 2 mesi, perlomeno 2 mesi, la mattina che il bambino mi dava i centri estivi metà giornata, però non hanno accettato, almeno che mi pagano l'accudienza quel mese, mi devo pagare io e non trovo giusto, io ho la difficoltà di andare a lavoro ed adesso come faccio? Mi trovo in difficoltà. Mi devono aiutare, sono vergognosi, io trovo vergognoso questo, e c'è tanta gente che gli danno i soldi e non trovo giusto, non trovo giusto, sono vergognosi. In 4 dunque, con circa 1000 euro al mese, a loro fianco anche il Comitato per la Famiglia che lancia un appello alle istituzioni. Trovo vergognoso che nel 2014 ci siano stipendi da 10.000 e si faccia difficoltà ad aiutare una madre con 3 figli che ha bisogno di avere un sostenimento molto alto da parte della regione, non solo dal comune, dalla regione e anche dalla provincia. Vi dovete vergognare, voi avete 10.000 euro al mese e pretendete di tagliare le persone che hanno serie difficoltà economiche, che hanno figli disagiati. Vergognatevi, adesso voglio io una risposta da voi, vergognosi. Sono arrivati messaggi di cordoglio in tutte le lingue sulla bacheca Facebook di Chiara Testolina, la 29enne originaria di Caselle di Santa Maria di Sala, che tra venerdì e sabato a Londra ha perso la vita. Viveva lì dal 2012, dove pochi giorni prima della tragedia aveva appena conseguito un diploma per diventare manager di locali. Tra l'altro proprio da poco è giunta la notizia dal padre della ragazza, l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, Tino Testolina, che la figlia sarebbe morta per cause naturali. Naturalmente sarà l'autopsia a stabilire di che cosa si è trattato. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Mestre, colpo nella notte in un negozio di alimentari di via Trento, vicino alla stazione ferroviaria. I malviventi hanno danneggiato la vetrina dell'esercizio commerciale gestito da stranieri, rubando circa 400 euro in monetine. Il titolare del negozio ha scoperto l'accaduto solo lunedì mattina, al momento della riapertura, senza poter far altro che avvertire le forze dell'ordine. Venezia, ladri in azione anche a Dorsoduro, in un negozio di porcellane realizzate a mano, nel quale hanno fatto irruzione nella notte tra domenica e lunedì. I banditi hanno agito forzando la serratura e riuscendo ad introdursi nel locale. Esiguo il bottino, appena 40 euro di fondo cassa lasciato dai titolari. I malviventi hanno messo a soqquadro il negozio e sono fuggiti. Una serata d'estate sull'isola di Torcello. L'assessore provinciale alla cultura Speranzona ha organizzato per sabato 21 giugno alle 17.30 questo appuntamento con visita guidata gratuita al museo e rientro a Venezia con imbarcazione dedicata. Un altro appuntamento culturale alla scoperta di un'isola splendida, ha commentato l'assessore, ricca di storia e fascino del passato. Sono occasioni che favoriscono la conoscenza dei tesori del nostro patrimonio artistico e promuovono la cultura in modo moderno, più attraente per un vasto pubblico sempre interessato. E vi ricordo questa sera, a partire dalle 21.05, l'appuntamento con il grande cinema di Rete Veneta, che vi propone artisti e modelle con Dean Martin, Jerry Lewis e Shirley MacLaine, una commedia, come avrete potuto intuire anche dal cast. Rick, pittore, ed Eugene, scrittore di fiabe, abitano insieme ma sono costretti a frequenti traslochi perché il secondo ha ogni tanto sogni movimentati. Quando i due conosceranno Bessie e Abby, ne nascerà una collaborazione professionale, perché anche le ragazze sono nel ramo editoriale. Starà a voi poi scoprire come andrà a finire. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.